the United States, and Mrs. Reagan.
Friendship makes prosperity more brilliant and lightens adversity by dividing and sharing it. Well, whether it be good times or bad, our two peoples have demonstrated beyond any doubt that Italy and the United States are and will be. Brotherhood is one of soul as well as blood. If there had never been a migration from your country, we would still be kindred spirits. The representatives of two powerful forces, with decency and freedom, agree that we will face the challenges of the future together, and that in times of prosperity and adversity, our friendship will stand. Mr. President, I look forward to visiting your country. Presidente Pertini, oggi tutta l'America, i nostri due popoli potranno fare la riforma della partnership che è sorta e sono sviluppata tra le nostre due nazioni. Durante la torre romana Cicerone, i tempi, i tempi, i nostri due popoli hanno dimostrato senza ombra di dubbio che l'Italia e gli Stati Uniti sono e saranno sempre paesi amici. Questo vincolo non dipende dal commercio, dall'industria, del governo. Tali contributi rimangono come monumenti di cui siamo giustamente fieri. Noi abbiamo una fratellanza occhio incrollabile dell'Alleanza Occidentale, la sua disponibilità a svolgere il suo giusto ruolo e anche più. Nello ascoltare le sue parole e nell'iniziare la mia prima visita in questo grande paese, sono il portato di un'antica amicizia e comprensione tra i nostri due popoli. Alla rivoluzione americana e i suoi principi, alla dichiarazione dei diritti dell'uomo, guardarono gli italiani che nel risorgimento prepararono la Costituzione degli Stati Uniti. Nel corso di più di due secoli i contatti tra i nostri popoli sono diventati assai stretti. Voi annoverate tra il popolo degli Stati Uniti la componente di origine italiana, così operosa, vitale e leale per il mondiale. L'amicizia tra l'Italia e gli Stati Uniti non risponde dunque alla fredda esigenza di un calcolo diplomatico, ma affonda le sue radici nel terreno fecondo e di comuni intenti che ci proponiamo nel quadro dell'Alleanza Atlantica nel momento attuale. Signor Presidente, il motivo principale della mia presenza qui sul suolo americano è tuttavia quello di testimoniare quegli ideali che abbiamo combattuto insieme in Europa e dobbiamo continuare a lottare con tenacia ed ottimismo attraverso gli organismi internazionali per The American Revolution, its inherent principles, and also to the Declaration of Rights that the Italian looked as they brought about the unity of Italy in the Risorgimento. And it was to Rome, to the Constitution of the United States. Over more than two centuries, the contacts between our peoples have become extremely close in all fields. A precious blood tie has grown up between us. You number among the people of the United States that group of Italians who have proved this friendship between Italy and the United States does not therefore follow the dictates of cool diplomatic calculation, but instead has its roots in the fertile ground of the history of our peoples. The conversation when they decommissioned that ship, took it out of service.
quando quella nave, diciamo, non ha fatto più servizio. They had a fine artisan out of the plant and sent it here as a gift. È stata mandata così come regalo agli Stati Uniti. Signore Pertini, a lei piacciono gli Stati Uniti? Molto mi piacciono gli Stati Uniti. Mi piacciono gli Stati Uniti per la loro storia. È una storia che coincide un po' con la nostra storia italiana, no? Perché? Perché? No, c'è chi ride, perché sento ridere. Non capisco come mai questa risata, questo ridere. Sì, c'è una storia che coincide in parte con la storia italiana. Anche noi abbiamo dovuto, nel primo risorgimento, liberarci dallo straniero per essere indipendenti, no? E come ha fatto gli Stati Uniti? E perché ridete? Non riesco a capire perché voi ridiate di questo. No, no, ma lo capisco. Anything to E poi c'è, ma lei non mi ha lasciato terminare, fa la domanda e non attende la risposta completa. Sì, sì. No, no, se ne va via, perché? No, perché poi le stavo dicendo per altre ragioni io amo gli Stati Uniti, ma lei non ne vuole sapere. Allora arrivederci. 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 Grazie.
sentiamo il fuoco dal Presidente degli Stati Uniti. È un grande piacere ricevere la visita del Presidente. Grazie. And the President added when he pointed out the matches with the President of the United States, he said, let's take the fire from the President of the United States. Say our matches aren't turning out so well. Fiammiferi non sono troppo efficaci. Il che sta a dimostrare che anche gli italiani sanno fare qualche cosa di buono, perché questi si accendono subito i miei. Which shows that also Italians know how to do something, because you see our matches, they light up right away. Mr. President, we appreciate very much